Due paroline rapidissime sullo strumento contagocce, richiamabile col pulsante I. Questo strumento, come potete vedere, presenta un puntatore e questo puntatore ci permette di andare a selezionare il colore su cui abbiamo cliccato. Vedete che qui ho cliccato su un verdino e mi riporta un verdino. Posso cliccare su un rosa per prendere un rosa e vado a prendere esattamente la tonalità di rosa che ho già nella mia foto, la tonalità di rosso o la tonalità di verde o qualunque tonalità sia presente nella mia immagine. Nel momento in cui seleziono un colore, dopo posso tenere premuto e lui mi fa vedere all'interno di questo anello, vedo in basso il colore che ho selezionato precedentemente, in alto il colore che sto selezionando adesso. In questo momento posso vedere quant'è la distanza tra un colore e un altro e posso andare a fare una selezione più precisa del colore che poi voglio utilizzare. È possibile impostare le opzioni per questo strumento, ovvero gli si può far scegliere un punto campione che è esattamente quello in cui clicchiamo, oppure la media di un 3x3, di un 5x5 e così via. Inoltre è possibile dirgli di selezionare il livello che abbiamo selezionato dal nostro pannello livelli. Mostra anello campionamento è l'anello che vi dicevo prima, si può averlo oppure toglierlo, io consiglio di tenerlo perché fastidio non dà, è un aiuto in più. E niente, questo è lo strumento contagocce, non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un like o un commento se questo video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.